No, Harley Quinn no. Ci sono persone che amano guidare la moto anche quando è molto freddo, come ad esempio me. Wow, calzano proprio come un guanto. E voi direte, certo, sono dei guanti. Ora arriviamo a quello che, almeno dal mio punto di vista, è un evergreen. Sono dei guanti che io ho utilizzato tantissimo, che personalmente adoro, e hanno una qualità costruttiva e una qualità del pellame tale per cui questi guanti possono solo che migliorare con l'utilizzo. Sto parlando dei guanti Revit Monster 2. Sono dei guanti con una costruzione in 100% pelle di capra, morbidissima, con un trattamento eccezionale. Sono dei guanti che con l'utilizzo sviluppano una patina lucida, bellissima da vedere. Sono pensati per le tre stagioni, vanno bene sia in periodo estivo, quando le temperature sono più elevate, sebbene abbiano un livello di ventilazione minimo garantito da una perforazione sulla parte inferiore delle dita e dalla assenza di una fodera pesante, è presente soltanto una fodera in materiale traspirante, anche se generalmente tende a utilizzare questi guanti più verso l'autunno. Hanno un polso un pochino più alto rispetto ai guanti precedentemente mostrati, con un accesso con un singolo velcro. Indossare questi guanti è veramente veramente pratico e comodo, si possono indossare molto rapidamente e la regolazione è intuitiva e pratica, semplicemente andando a tirare questo strap e chiudendo il velcro. Abbiamo una fusione di caratteristiche in stile più moderno, più racing, con delle caratteristiche con un'impronta più vintage, che rendono questi guanti unici nel loro genere. Infatti abbiamo nella parte posteriore del guanto, a livello del polso, dei pannelli con una trapunta in stile quilting che dà questo tocco vintage molto gradevole, che va a fondersi in maniera sapiente con dei pannelli stretch sia nella parte precedente alla protezione per le nocche sia nella parte successiva alla protezione per le nocche, aumentando il livello di comfort e di flessibilità. Troviamo un ulteriore pannello di rinforzo per il palmo che riprende questo motivo trapuntato quilting presente anche nella parte posteriore del guanto. Abbiamo una protezione rigida a livello delle nocche, ricoperta in pelle, che va ad impreziosire questo guanto e a renderlo molto discreto e molto raffinato. Abbiamo delle dita preformate e risultano essere comode nonostante siano assenti dei pannelli stretch a livello della parte posteriore delle dita, e la parte posteriore va ad essere rinforzata con delle strisce di schiuma memory ad alta densità per aumentare il livello di protezione in caso di impatto. Abbiamo delle ulteriori strisce di protezione in schiuma memory ad alta densità nella parte posteriore del pollice, e abbiamo una protezione di buon livello a livello del palmo e dello scafoide, con un singolo pezzo di pelle che parte dalla punta del dito mignolo, scende coprendo interamente la cucitura fino alla base dello scafoide e si va a ricongiungere con la base del pollice ricoprendo l'intero palmo, e nella parte finale troviamo una imbottitura con tre ulteriori rinforzi in materiale memory ad alta densità. E devo dire che la schiuma memory utilizzata da questi guanti è veramente morbidissima, veramente meglio del divano di casa, al punto tale che il più delle volte che io vado a utilizzare questi guanti mi ritrovo a utilizzarli come antistress andando a fare così. Sono dotati anche essi di inserti touch sia nell'indice che nel pollice, e sono dei guanti che ci permettono quindi di operare agevolmente con i nostri dispositivi. La comodità è molto elevata, sono dei guanti gradevoli, belli, confortevoli. Complessivamente, nonostante un prezzo importante, valgono la spesa. Vi dureranno veramente a lungo e vi garantiranno una fusione tra stile e protezione in maniera eccellente. Credo di non poter trovare alcun contro. Guanti consigliatissimi, complimenti Revit. Veniamo a uno dei miei guanti preferiti, un guanto pensato per le tre stagioni. Sono guanti che offrono un elevato grado di protezione, quasi a livello pista, in stile full black e con una eccellente traspirabilità e comfort. Sto parlando dei guanti Alpine Stars SP8 versione 2. Sono dei guanti dal look racing sportivo, con polsino lungo. Sono dei guanti... Ciao Nana. Ciao. Questi guanti hanno un ingresso a doppio velcro, il primo velcro che va a fermare il guanto a livello del polso, impedendo che si sfili in caso di caduta, e il secondo velcro va a chiudere il polsino aggiustandolo alla dimensione desiderata per essere utilizzato al di sotto del nostro giacchino oppure al di sopra della nostra tuta da pista o giacchino sportivo, o al di sopra del polsino della felpa, come per esempio faccio spesso io nei periodi estivi. Ha una costruzione mista in pelle e inserti
fatti in materiale sintetico. Va ad integrare un pannello stretch tra il pollice e l'indice per aumentare la destrezza ed il comfort. Abbiamo una eccellente perforazione nella parte posteriore delle dita, traspirabilità garantita da degli inserti in tessuto stretch, delle prese d'aria a livello dei supporti in plastica a protezione delle nocche, ulteriore perforazione nella parte posteriore del polso ed una ad alto livello che parte dalla punta del pollice fino alla base del guanto. La presenza di dita precurvate e la perforazione nella parte posteriore del pollice vanno ad aumentare il comfort e rendere comunque guanti versatili e a garantire un certo grado di destrezza nonostante si tratti di guanti con palese impronta racing. Sono dei guanti che definirei tranquillamente entry level per la pista. Se non vogliamo passare dei guanti più costosi come i GP Pro Alpine Stars, vanno ad integrare un pannello rigido in polimero protettivo DFS per la protezione delle nocche e un inserto di protezione a livello dello scafoide, garantendo non soltanto una protezione per l'impatto con l'imbottitura, ma anche resistenza all'abrasione per via della presenza di questo materiale che ricorda in qualche modo il Kevlar. Sono dei guanti con delle protezioni di ottima qualità, vanno ad integrare un bel pannello in materiale simil scamosciato che va a coprire la base del palmo, va a coprire interamente la cucitura laterale per proteggere il guanto in caso di caduta ed abrasione e prevenire l'apertura della cucitura, ulteriormente impreziosito e rafforzato dalla presenza di un pannello in materiale sintetico molto resistente che va a rafforzare ulteriormente il dito mignolo. In perfetto stile racing abbiamo la presenza di un ponte alto che va ad unire il dito mignolo all'anulare, garantendo un elevato livello di protezione ed evitando di incorrere nel rischio di fratturare o di slogare il mignolo in caso di caduta e di sfregamento sull'asfalto. Penso che di pro ce ne sia una lista infinita. Il guanto risulta essere molto molto comodo. Abbiamo in questo caso degli inserti touchscreen molto molto apprezzati su un guanto racing. Inoltre abbiamo del materiale sintetico che aumenta il livello di grip a livello dell'impugnatura della manopola. Contro non credo di poterne trovare, se non almeno nel mio caso specifico, ma è semplicemente per la mia conformazione delle dita, il mignolo e l'anulare sono leggermente un pochino troppo lunghe rispetto alla lunghezza delle mie dita, mentre le altre sono veramente spot on come lunghezza. Questi sono fondamentalmente i miei guanti più utilizzati quando tengo uno stile di guida un pochino più racing e quando li voglio abbinare ad un abbigliamento, ad un outfit un pochino più sportivo. Complimenti al Pine Stars per la realizzazione di questi guanti, promossi con lode. Passiamo al guanto successivo. E veniamo al guanto SP8 Alpine Stars H-Dry, una riedizione e rielaborazione dei guanti Alpine Stars SP8 che vi ho appena mostrato, ma con una destinazione più spostata verso climi più umidi e stagioni intermedie. Infatti sono dei guanti un pochino troppo caldi per l'utilizzo nella stagione estiva, perché sono senza perforazione, vanno ad integrare una tecnologia H-Dry con una membrana idrorepellente per l'utilizzo sotto la pioggia e per l'utilizzo in climi più piovosi e più freddi. Vanno a mantenere lo stesso identico stile dei guanti SP8 con questo pannello in materiale plastico rigido molto molto bello dal mio punto di vista. Anche questo guanto, come gli SP8, va a integrare un pannello con un materiale simil scamosciato nel palmo, con una protezione imbottita per lo scafoide, con un'ulteriore parte in pelle a backup della cucitura del dito mignolo per evitare la apertura del guanto in caso di caduta e per proteggere il mignolo dall'abrasione, e va a connettere le ultime due dita anche in questo caso con un ponte alto in perfetto stile racing. Al contrario dell'SP8, che non ha una membrana integrata idrorepellente e sono dei guanti più sottili con una destrezza maggiore, questi potrebbero risultare un pochino più costrittivi e farci perdere un pochino di destrezza con l'utilizzo. Infatti questi guanti ci trasmettono un pochino più la sensazione di difficoltà nel premere dita, nonostante sia comunque presente una sagomatura e le dita siano precurvate. Anche in questo caso ho trovato le dito mignolo e anulare eccessivamente lunghi, e anche le altre dita, almeno per me, sono risultate troppo lunghe. Tuttavia sono guanti dal elevato livello di protezione equivalente agli SP8V2, ovviamente con una tecnologia che ci permette di guidare anche sotto la pioggia, a discapito del mantenimento della temperatura quando è molto caldo e a discapito della traspirabilità. Complessivamente guanti molto belli.
integrano anche essi un pannello touch, ma operare con il mio telefono è stato un pochino difficoltoso. Se volete dei guanti che hanno un aspetto racing, un pochino più spinto, e integrino una tecnologia waterproof, sicuramente questa è una valida alternativa. Ma passiamo ai guanti successivi. Arriviamo alla seconda sorpresa positiva della nostra video recensione, ovvero i guanti 5 Kansas Waterproof. Sono dei guanti che sin dal primo momento mi hanno fatto innamorare. Sono rimasto colpito non solo della qualità del pellame utilizzato, del trattamento, quanto è morbido, di quanto è confortevole, ma anche del livello delle finiture, la qualità delle cuciture e delle features presenti. Sono dei guanti che hanno una costruzione un pochino meno racing, meno spinta. Se possibile sono un pochino più simili ai Furigan James di 3O. Hanno un punto di accesso con una zip posteriore ed un velcro di regolazione del polsino nella parte inferiore, che può essere regolato per aumentare o diminuire la larghezza del guanto a livello del polso. Una volta indossati vi trasmettono immediatamente comfort e qualità. Sono dei guanti pensati per l'utilizzo con un clima più freddo. Vanno ad integrare tecnologia DryTech, una membrana waterproof all'interno del guanto per renderli impermeabili, ma abbiamo anche un interno in micropile per il mantenimento della temperatura. Sono guanti che io ho utilizzato agevolmente senza sentire freddo, con temperature comprese tra i 10 e i 4 gradi. Abbiamo dei pannelli stretch accordion a livello delle prime tre dita, abbinati a delle dita precurvate in maniera sapiente, e quindi questi guanti risultano avere un elevato grado di destrezza nonostante siano dei guanti con un certo grado di imbottitura. Abbiamo un ulteriore pannello stretch anche a livello della piegatura del pollice per aumentare ulteriormente la destrezza. Altra soluzione molto interessante adottata dall'azienda 5 è utilizzare nelle dita del guanto una cucitura rivolta verso l'esterno alla base. Questo per rendere il guanto più confortevole, perché all'interno ovviamente non abbiamo la parte della cucitura che sporge e va a premere sulle nostre dita. Questi guanti risultano avere un comfort extra se possibile rispetto ad altri guanti. Abbiamo una protezione rigida a livello delle nocche, impreziosita da una copertura in pelle di altissima qualità, che migliora se vogliamo con l'utilizzo, sviluppando questa patina lucida molto gradevole. In questo caso non abbiamo alcun ponte di connessione, proprio per lo stile un pochino meno racing spinto di questo guanto, ma abbiamo delle protezioni imbottite nella parte posteriore delle dita, abbiamo un'ulteriore protezione imbottita anche alla base del pollice e un'eccellente protezione in schiuma memory a livello del palmo e dello scafoide, su cui è presente a rilievo il logo 5 Globes. Questo pannello di pelle va a coprire dalla base del pollice fino a una parte della cucitura laterale. Purtroppo poi la cucitura non è completamente coperta, ma viene ripresa nella parte finale del dito mignolo per proteggerlo in qualche modo in caso di caduta e di abrasione. Abbiamo anche in questo caso un inserto touch a livello del dito indice. Complessivamente questo guanto mi ha colpito positivamente per la sua qualità costruttiva, per le sue caratteristiche, per le sue features, e onestamente non mi sento di trovare alcun contro in questi guanti. Ed arriviamo al finale della nostra carrellata di guanti, perché come avete potuto notare siamo partiti dalla stagione estiva, transitando attraverso 2-3 stagioni fino ad arrivare a guanti waterproof e con un inserto in micropile, per arrivare infine a guanti che sono pensati per un utilizzo in climi più rigidi. Vi parlo dei Racer Northern GTX. Come potete intuire dalla sigla GTX, sono dei guanti con una membrana Gore-Tex impermeabile, waterproof, resistenti all'acqua, con cui potrete tranquillamente prendere della pioggia senza preoccuparvi di avere le mani bagnate, e sono dei guanti che oltretutto vanno anche ad integrare un inserto in materiale micropile Primaloft, che garantisce una protezione anche nei climi più freddi. Non sono riscaldati e ovviamente hanno un loro limite per questa ragione, ma sono comunque dei guanti che io ho utilizzato con successo, con temperature fino a meno 2 gradi, senza soffrire eccessivamente il freddo, senza carenza di comfort, e se abbinati a delle manopole riscaldate possono essere tranquillamente utilizzati anche con temperature molto molto fredde. Hanno un ingresso con un singolo velcro, è un guanto a polso lungo, può essere messo al di sopra del nostro giacchino o al di sotto, e questo velcro garantisce la chiusura alla base della mano impedendo al guanto di uscire. Mi ha sorpreso positivamente perché, nonostante integra una membrana Gore-Tex con una costruzione in 100% pelle di capra, con un inserto in micropile
il Primaloft, quindi è comunque imbottito, non ha eccessivamente quella sensazione di guanto da forno che potremmo avere con dei guanti invernali. Mantiene un certo grado di destrezza, comunque in linea con la categoria di guanti invernali. Sono dei guanti che hanno design molto semplice e molto minimal, con degli inserti protettivi a livello delle nocche in polimero rigido, ricoperto da pelle, quindi integrato completamente nel guanto, è impreziosito da queste cuciture orizzontali e troviamo un ulteriore rinforzo nella parte dello scafoide con una toppa in pelle con una cucitura ad X per aumentare il comfort e la resistenza, con un minimo di imbottitura che potrebbe eventualmente proteggere in caso di caduta. Sono pensati per essere utilizzati in situazioni più aggressive, più sportive. La presenza di un pannello touch compatibile ci permette comunque di operare con dispositivi touch. Complessivamente mi sento di consigliare questo guanto per chi come me ama guidare la moto anche in inverno, anche quando la temperatura è molto bassa, quando possiamo guidare tranquillamente senza dover schivare gli insetti che si spiaccicano sulla visiera e sulla maglia e sulla moto come fossero dei proiettili alla Matrix. Non mi sento di trovare grandi contro, poiché quelle che potrebbero essere considerate delle carenze in termini di features in realtà sono in linea con la tipologia di guanto e per la destinazione per cui è pensato, ovvero un guanto con un carattere più touring e più indirizzato a chi magari vuole viaggiare e utilizzare la moto in climi più freddi. Complimenti Racer per il lavoro realizzato con questi guanti. Quindi, in conclusione, la scelta dei guanti ovviamente dipende innanzitutto dal vostro gusto personale. Se il vostro stile, il vostro outfit, la vostra moto, le vostre preferenze vi portano ad un determinato guanto, ovviamente andate per quel guanto. E, cosa molto importante, provate sempre i guanti in base alle caratteristiche delle vostre mani, alla vostra morfologia, alla calzata, alla percezione che voi avete dell'utilizzo del guanto, la destrezza, come potete muovere le dita, come potete pigiare sui pulsanti dei blocchetti di controllo della moto, come potete operare con i vostri dispositivi touchscreen. Andate fisicamente in negozio, indossate il guanto e provatelo, oppure se non avete la possibilità di andare in negozio fisico ci sono molti store online che vi consentono di acquistare i guanti, provarli e poi eventualmente ritornarli se in qualche modo il guanto non soddisfa le vostre esigenze. Con i guanti che vi abbiamo illustrato sicuramente non sbaglierete qualsiasi sia la vostra scelta e qualsiasi sia il vostro orientamento e le vostre preferenze. Se volete il nostro parere di un guanto che non è tra quelli che vi abbiamo mostrato oggi, ma siete interessati a saperne di più, fatecelo sapere nei commenti e cercheremo di accontentarvi. Grazie a tutti e alla prossima. E credo di aver finito. Kumbaya, signor, kumbaya.